Maurizia Rebola, Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno. Sono in una zona un po' ventosa, quindi magari la conversazione sarà un pelo disturbata, ma ci Ma sono. fa parte, questo vento fa parte dei luoghi viventi. Assolutamente. Luoghi viventi, il Maurizia nostro nuovo Rebola, progetto. ecco, Maurizia Rebola, responsabile del Circolo dei Lettori di Torino e non solo di Torino, anche di Novara. Novara. E quindi, ma avete il progetto di allargare i vostri punti di riferimento da Torino a Novara oppure? Allora, adesso a settembre apriremo, tra settembre e novembre apriremo a Rivoli, un posto che si chiama Maison Musique, e poi sì, la velleità di aprire anche in altre zone del Piemonte, cioè, non è facile. Devo confessare che essendo noi basati principalmente a Torino, monitorare poi quello che succede sugli altri territori e soprattutto all'avvio non è semplice, però è una bella sfida. È una bella sfida, però io ho un pensiero molto personale, mi scusi se glielo sottopongo, perché io mi chiedo sempre, perché se una cosa che esiste in un posto debba esistere anche in un altro, forse non dico sminuisce, ma rende un po' meno l'attenzione. Il circolo dei lettori per me è Torino, perché veramente è quello, e quindi Beh, non sì, lo so, nasce a Torino, ha il suo certo. cuore pulsante a Torino, però devo dire la verità, a Novara a distanza di 2 anni sta andando molto, Ha molto voglia, bene. poi a Novara, qui in quel bellissimo Broletto. Alberoletto, in bellissimo cortile, abbiamo avuto modo di ascoltare alcuni vostri ospiti e devo dire, ieri tra l'altro avete avuto Vittorio Schiraldi, se non ricordo male, a Torino. Vittorio Schiraldi è stato ospite proprio questa mattina e sarà, mi pare, a Novara a presentare il suo A libro. Però, breve. ecco, allora, insieme con Maurizio Rebola del Circolo dei Lettori, noi siamo molto curiosi di questa iniziativa particolarissima perché dà voce a qualche cosa che esiste già, ma oggi dove il termine narrazione ha dei fraintendimenti, qui invece la narrazione acquista un valore particolare. Cosa sono questi luoghi viventi, Maurizio Rebola? Sì, effettivamente in un'epoca dove si parla tanto di storytelling e di narrazione, poter proporre un progetto e attuarlo, dove la narrazione la fa da padrona, effettivamente è interessante. Luoghi Viventi è un progetto che sta a cavallo tra cultura, turismo e innovazione tecnologica. Noi abbiamo scritto questo progetto che è stato finanziato da un bando Interregal Cotra, quindi dall'Unione Europea, e abbiamo chiesto ai musei di Chambéry e al Museo Egizio di essere nostri partner, perché senza di loro noi non l'avremmo potuto realizzare. Abbiamo pensato di coinvolgere 8 scrittori che ci scrivessero 9 storie, perché uno degli autori, che è Altana, ha scritto 2 storie per bambini, una per il Museo Egizio e l'altra per il Museo di Chambéry, e quindi decidessero come calarsi nel museo, come interpretarlo e come condurre il visitatore attraverso il museo, attraverso una storia onirica e non attraverso una visitazione scientifica o didascalica. E qui a proposito di cose virtuali che sono molto presenti oggi nei musei, che sono anche utili per arrivare a quelle che si chiamano adesso le experience in maniera diversa, no? Facciamo per esempio riferimento alla Klimt Experience al MUDEC di Milano, tanto per dirne una. Certo. Ecco, qui invece è diverso, non è una cosa virtuale, ma è No. qualcosa che tocchiamo con mano, ascoltiamo dalla voce di qualcuno. Sì, di virtuale c'è, di Certo. vicino al virtuale c'è l'innovazione tecnologica, perché c'è un'app da scaricare sia per Android che per Apple a partire dal 7 luglio. Questa app ti consente di intercettare dei beacon, che sono dei sensori che fanno partire la storia. Quindi tu, passeggiando attraverso il museo con questa app o stando seduto su una panchina, perché poi ogni autore ha interpretato a modo suo la vicenda e quindi ci sono storie più stanziali, più di immersione nel racconto, altre invece più esperienziali. E la cosa interessante è che, oltre alla partecipazione di questi autori, che sono Saviano Lucarelli, Amaniti Manzini, Altan l'abbiamo già citato, Alicia Rohrbacher, Mailide Carangale e altri ancora, non li cito tutti così evito di perdermi sempre l'ultimo come i 7 nani. E assieme a questi autori, dicevo, ci sono anche dei musicisti che hanno composto musiche originali e degli attori fantastici che hanno prestato la loro voce per queste storie. Quindi è un progetto molto complesso, articolato e affascinante. Complesso affascinante che si dipana geograficamente tra Torino e la Francia. Esatto.
Esatto, questa è stata la nostra scelta, perché comunque è un progetto che ha dei costi non indifferenti, è impegnativo perché è sperimentale, perché non è mai stato fatto prima in un museo un percorso così articolato, così complesso, e quindi abbiamo voluto beneficiare della stima e della fiducia dei comitati di gestione del Baldo Alcotrà, che hanno premiato la nostra fantasia, la nostra idea, la nostra progettualità e anche la nostra managerialità, e quindi abbiamo coinvolto i musei di Chambéry, che sono la casa di Jean-Jacques Rousseau e il museo di Belle Arti. Sono due sedi molto belle in cui gli autori si sono potuti sbizzarrire. Sedi molto particolari che vengono raccontate in modo altrettanto particolare, come alcuni dei nomi che Maurizio Rebola ci ha raccontato. Per capirne di più, circolodelettori.it è il punto di riferimento essenziale per capire, perché il primo appuntamento sarà quando? E a partire dal 7 luglio, quindi si può scaricare l'app, si può andare nei musei e fruirne. Si può scegliere di fruire una storia come 5, come 4, come 3. Non ci sono limiti, a seconda della disposizione del tempo che ogni persona ha, può stare nel museo e godersi tutto quello che abbiamo prodotto. 7 luglio è la data importante, perché per scoprire questo nuovo percorso attraverso i musei, attraverso qualcosa di molto particolare. La linea è veramente piena di vento, Maurizio Rebola, però prima di salutarci non possiamo non chiederle che libro si è portato appresso nella fine settimana. Sto leggendo Il corpo di Umberto Galimberti, mi sono immersa nella filosofia. La filosofia non è proprio da spiaggia, però è molto bella. Perché ci sono dei libri proprio da spiaggia o esistono ancora? Una volta c'erano veramente, a questo tempo qua, le riviste, in particolare le riviste cosiddette femminili, dicevano i consigli da spiaggia, no? Io credo esistano, nella misura in cui per staccare a volte bisogna anche concedersi qualcosa di più leggero, forse. Può darsi esistano. Io devo dire che leggo talmente tanto che spiaggia o non spiaggia. Spiaggia o non spiaggia, cambia poco, leggere bisogna comunque leggere. Sempre. Grazie ancora Maurizio Rebola per grazie il tempo a lei, dedicato. Grazie a voi. Buon lavoro. Un piacere. Buona giornata.